La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Allora Michele, oggi è il giorno ufficiale. Finalmente c'è stata la notizia che noi sapevamo 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa. Allora, come ti senti oggi? Dici qualcosa. No, sono... se dovessi trovare una parola, utilizzerei felice. Sono felice perché dovevo e sto ritrovando quell'entusiasmo che ricercavo nel fare politica, in una politica che stia in mezzo alla gente. Il mercato civico è il luogo, insomma, più emblematico del popolo, della gente, una città che vive, e quindi stare qua in mezzo ai miei concittadini, in mezzo alla mia gente, mi riempie di onore, di orgoglio, di responsabilità e, come ti dicevo, anche di felicità. Ecco, che cosa è che hai trovato di particolare nella Lega che non c'è? Non c'era in Forza Italia, oppure è venuto a mancare in Forza Italia? Una cosa in particolare, quella che ti ha proprio fatto prendere decisione, fatto dire beh, ok, vale, cambio. Ovviamente si tratta di un percorso che è maturato. Io provengo dalla destra, dalla destra sociale, da quei principi e valori, appunto, che si riconoscono nel popolo. E oggi ho pensato e ritengo che di poter ritrovare quella passione, quei principi che mi avevano spinto a impegnarmi in politica nella Lega, in quello che dice Salvini, nella lotta alla tutela degli interessi nazionali, ai produttori locali, al commercio, alla lotta contro l'abusivismo, la contraffazione. Insomma, ritornare a quel concetto di popolo, di vicinanza alla gente che spesso, che troppo spesso, la politica ha trascurato. Ecco, che cosa accade, non da domani, da oggi, ad Alghero, col tuo ingresso nella Lega? Accade che c'è una voce in più. In democrazia ogni rappresentanza politica è un valore. L'essenza della democrazia, appunto, sono quante più voci possibili. Io penso che possa la Lega possa essere un grandissimo valore ad Alghero, anche in termini di tutela e di risoluzione di quelli che sono i problemi che Alghero, insomma, soffre ormai da troppo tempo e rispetto al quale non si riesce a trovare soluzione. Allora adesso ti faccio una previsione, come facemmo 2 anni e mezzo fa, no? Allora, secondo me il prossimo sindaco di Alghero sarà una persona espressa dalla Lega. Secondo te? Ma la Lega certamente parteciperà in maniera rilevante, però non tanto, il problema non è tanto nell'individuazione delle persone o nelle carriere di ogni singolo partecipante alla governo politico. Io penso che prima si debbano dare ai cittadini algherini e sardi delle risposte, dopodiché i risultati elettorali, le rappresentanze nelle istituzioni ci saranno, ma saranno una conseguenza naturale. Quindi prima cerchiamo di lavorare, cerchiamo di risolvere, di dare insomma certezza di efficienza e efficacia alla nostra azione, dopodiché i risultati, se varranno, vorrà dire che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio: dentro alla Lega qua davvero hai sicuramente più spazio rispetto a quello che avevi dentro Forza Italia fino a pochi mesi fa. Questo ti può portare giovamento nel... perché tu sei... quanti anni è che fai il consigliere comunale? 20, quanti sono? Sono tanti. Hai acquisito quell'esperienza necessaria, amministrativa, di conoscenza delle leggi, perché sei uno, un consigliere comunale abbastanza preparato. Quando fai gli interventi si vede che studi, si vede che approfondisci. Non credi che sia giunto adesso l'ora affinché il tuo nome possa essere messo lì nel piedistallo
per diventare il prossimo sindaco di Alghero? Rispondimi politichese. No, non ti rispondo in politichese, io faccio politica, quindi svolgere il ruolo di sindaco è certamente il ruolo più importante al quale un politico possa ambire. Detto questo, io sono un militante, sono un soldato da prima linea, quindi qualsiasi ruolo, continuo sempre a ridirlo, a ribadirlo, qualsiasi ruolo, la gente, il mio partito, i miei compagni di coalizione vorrà darmi, ma dal giocatore alla panchina io farò. Io sono profondamente innamorato della mia terra, sono profondamente innamorato di Alghero, sono profondamente innamorato della Sardegna, e l'unico motivo che mi spinge a fare politica è questo amore che nutro per questo universo sardo. Quindi il mio ruolo, il mio impegno sarà sempre questo, a prescindere dal ruolo e dalle indicazioni politiche che sulla mia persona arriveranno da chi vorrà riconoscermi qualcosa. Okay. Grazie e bocca al lupo. Grazie a te, grazie a tutti, grazie. Geniale.